Buongiorno, oggi giovedì 11 gennaio 2024. Buongiorno, Dio ti benedica, che la pace del Signore ti accompagni anche oggi, con la sua benedetta presenza, con il suo amore, con il suo aiuto, con la sua forza, che il Signore possa aiutarti a compiere tutto quello che in questa giornata devi compiere. Questa è la mia preghiera per te che stai ascoltando, che possa essere un giorno meraviglioso per te oggi. Veramente, questo è, lo desidero con tutto il cuore. Gloria a Dio. E allora, vogliamo apprestarci ad ascoltare la parola del Signore perché io ho fame. Ho fame di ascoltare, di mangiare il cibo che viene dal cielo, il pane della vita. Ho desiderio di ascoltare il consiglio che viene dalla parola di Dio. Voglio sentire la voce dello Spirito Santo che mi parla, che mi consiglia, che mi chiede, che mi informa, che mi istruisce. E io credo che se tu sei qui ad ascoltare questo messaggio è perché anche tu hai bisogno di tutto ciò. Quindi non voglio rubarti altro tempo, passiamo subito alla lettura del Vangelo che questa mattina dice proprio così. Gesù dice: Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Testo che puoi trovare nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, capitolo 3, versetto 20. E il titolo di questo messaggio è proprio questo: Io sto alla porta e busso. Un artista inglese, Holman Hunt, dipinse un famoso quadro, La luce del mondo. Raffigura Gesù mentre bussa alla porta di una casa. La casa rappresenta la nostra vita. La porta è quella del nostro cuore. Davanti alla porta crescono erbacce, rovi, edera. Ovviamente la porta che sta davanti a Cristo non è stata aperta da molto tempo. Forse è chiusa a chiave? Allo stesso modo, tanti uomini e donne hanno chiuso i loro cuori. Un giro di chiave, forse causato da una malattia, da un fallimento. Un giro di chiave perché chi amo mi ha lasciato. Un giro di chiave perché mi sembra che Dio non ascolti le mie preghiere. Un giro di chiave perché in fondo è più comodo vivere come se Dio non ci fosse. Quali sono i giri di chiave che ci impediscono di aprirci a Gesù? Riuscire a identificarli è già come girare la chiave nella direzione opposta, è già iniziare ad aprire. In quel dipinto un altro dettaglio ci sorprende. Non c'è maniglia sulla porta. La maniglia è all'interno, è dalla nostra parte. Così Gesù si comporta con ciascuno di noi, bussa alla porta del nostro cuore. Questo può avvenire nella nostra vita in molti modi: alla vista di un bel paesaggio, ascoltando i suoni della natura, durante un incontro, per un evento gioioso o doloroso, ma anche tramite un versetto della Bibbia o la testimonianza di qualcuno. Se ascoltiamo la voce di Gesù, diciamogli prontamente: Vieni, Signore, resta con me. Ed egli lo farà. Perché questa è la sua volontà. Io non so se sei riuscito a dare una risposta a tutte le domande che sono state citate, a tutti gli interrogativi che sono stati posti. Perché la chiave del tuo cuore è chiusa a Gesù? Te lo sei mai chiesto? Io sono sicuro che tu sai la risposta, perché chi meglio di te sa perché non vuoi aprire il tuo cuore a Gesù? Tu lo sai. Possono essere svariate le motivazioni, alcune le abbiamo ascoltate, ma credo che ce ne siano anche altre. E quella del tuo cuore qual è? Come mai decidi di tenere Gesù fuori dal tuo cuore? Come mai decidi di tenere Gesù lontano dalla tua vita? Perché? Io voglio dirti una cosa: questo è un reato. È un reato, vogliamo chiamarlo nel modo come lo chiama Gesù, è un peccato.
È peccato questo. Perché devi continuare a lasciarlo fuori dal tuo cuore? Fai entrarlo, fallo entrare, apri la porta del tuo cuore, perché lui vuole entrare, vuole cenare con te, vuole mangiare con te, vuole ascoltarti, vuole che tu ascolti lui. Lui vuole una relazione interpersonale con te personalmente. Quindi lascia stare tutto quello che c'è nel tuo cuore, perché il bene che ne riceverai, se girerai quella bellissima chiave che sta dentro del tuo cuore, vedrai che il risultato sarà qualcosa di meraviglioso, sarà qualcosa di straordinario, sarà qualcosa di unico che proverai solamente quando farai questa azione. Quindi, se oggi hai ascoltato la voce di Dio che ti continua a dire apri il tuo cuore, non indurire il tuo cuore, se c'è della ruggine nella chiave che è bloccata, prendi lo svitol, il V40, e spruzzaglielo. E questo svitol, in maniera simbolica e spirituale, è lo Spirito Santo. Diglielo: Spirito Santo, ti prego, aiutami a togliere la ruggine da questa chiave che non riesco a girare, perché voglio aprirla per Gesù. Vedrai che lo Spirito Santo, in un istante, allo stesso momento in cui glielo chiederai, lui ha già spruzzato lo spray che ammorbidirà quella chiave e che tu finalmente potrai girare, aprire la porta e incontrare lo sguardo del tuo Dio, Gesù benedetto in eterno. Ti abbraccerai con lui, gioirai con lui, piangerai con lui, ma sarà un momento unico. Fallo ora, non aspettare domani, fallo ora, chiudi questo video, lascia stare Andrea Fortezza e chiudi ogni cosa, chiudi i tuoi occhi e incomincia a parlare con lo Spirito Santo, con Gesù, con Dio Padre, e rivelagli questo tuo desiderio che è nato da questo messaggio. Vedrai che veramente la tua vita cambierà in una maniera unica e speciale. Dio ti benedica, buona giornata, e che la pace di Cristo ti accompagni anche oggi in tutta la giornata.